Dopo la frenata imposta dalla Carrarese, a conti fatti per come si è sviluppato il match, un punto guadagnato, il Pescara vuole tornare a correre. Domenica pomeriggio altro impegno casalingo di fronte al Gubbio di Torrente, che appare in ripresa. Auteri recupera Drudi, Leugubino Cancellotti, ma perde Memuscia, il problema alla caviglia. Ancora fuori Derisio, previsto qualche cambio, rientro di Drudi a parte, prima da titolare per Pontisso al fianco di Pompetti. Davanti possibile clemenza con Ferrari e Rauti. Il Gubbio non vince dal 22 dicembre, 4-1 in casa col Cesena, quindi la fragorosa sconfitta di Chiavari, 4-0, e due pareggi contro Grosseto in casa e Fermana in trasferta. Lontano dal Barbetti, una sola affermazione per l'11 di Vincenzo Torrente a Pistoia lo scorso 4 dicembre, risultato finale 2-3. Torna a disposizione Migliorini, ancora ai margini l'esperto regista cittadino. Di Noia squalificato, trascorsi nel Chieti, inizio carriera da gennaio a giugno 2012, ex Bari, Chievo, Cesena e Ternana in B, arrivato a gennaio dal Perugia, tra l'altro già le dipendenze di Auteri a Matera nella stagione 2014-2015. Sarà rimpiazzato dallo spagnolo Sainz Mazza, 4-3-3, probabile 11, Ghidotti tre pali, Formiconi, Signorini, Redolfi e Tazzer, rinforzo di gennaio ex Monopoli, Malaccari, vertice basso del triangolo di metacampo completato dall'ex Boulevardi e appunto da Sainz Mazza. Davanti Arena, grande protagonista della gara di andata, ed Amico a supporto di Spalluto, forse preferito a Sarao. L'ultima volta col Gubbio l'Adriatico, 12 novembre 2011. Nelle immagini il Pescara si impone di misura 2-1 da terzino a terzino, cross di Zanon, vantaggio firmato da Antonio Balzano, espulso Capuano e rigore trasformato da Graffiedi. Ciò malgrado il meraviglioso, irripetibile Pescara di Zeman fa suo il match con questo gioiello di Ciro Immobile.